We4Green Sharing è una cooperativa energetica, è nata a luglio del 2015, ad oggi conta un migliaio di soci di tutta Italia. L'obiettivo di questa cooperativa energetica era consentire alle persone che avevano voglia, piacere, aspirazione di autoprodursi energia elettrica da fonte rinnovabile di partecipare a questo modello di impresa. È sicuramente un modello di impresa innovativo, anche se fonda radici all'inizio del Novecento con le prime cooperative storiche che si occupavano di energia elettrica. L'abbiamo reinterpretato come modello e come 4Green, che è la società, diciamo, 4Green SPA, società benefit, che è la società che ha sviluppato questo modello di cooperativa, con l'obiettivo proprio di trovare delle formule innovative per fare partecipare i cittadini, i consumatori, in questo caso, alla transizione energetica dalle fossili alle rinnovabili. E oggi la cooperativa, come dicevo prima, è nata a luglio del 2015 e oggi è sicuramente un modello di comunità energetica. Perché dico questo? Perché le comunità energetiche a livello di normativa europea e nell'ultimo anno anche italiana stanno diventando soggetti accreditati per la parte energetica, quindi per l'acquisto e la produzione di energia elettrica. Noi avevamo interpretato già questo modello antecedente al concetto attuale legislativo di comunità energetica, proponendo l'idea dell'aggregazione delle persone attraverso la formula cooperativa. Cooperativa perché sicuramente è una formula partecipata per la quale ogni persona può sentirsi protagonista all'interno di questo modello partecipativo. È molto orizzontale come organizzazione, quindi significa che ogni persona è coinvolta allo stesso modo, allo stesso livello. E perché abbiamo creato questo coinvolgimento? Perché l'obiettivo è fare un cambiamento attraverso la partecipazione delle persone e dei consumatori. Pensare di imporlo dall'alto come cambiamento sarebbe un cambiamento complesso da realizzare, mentre dal basso, ovvero dagli stessi partecipanti al progetto, sicuramente può rappresentare un'evolutiva. Su tanti settori adiacenti o simili a quello dell'energia, abbiamo visto che dal basso si sta creando un movimento nuovo, un movimento in grado di reinterpretare i consumi. Se pensiamo ai gruppi d'acquisto, in certi ambiti, penso all'agroalimentare, hanno funzionato e funzionano bene. Tante altre iniziative che ci sono e che stanno portando delle evoluzioni rispetto ai temi di sostenibilità e di nuovo modello economico. We4Green Sharing oggi offre un vantaggio principale che è quello di avere energia elettrica autoprodotta perché la cooperativa è proprietaria di impianti fotovoltaici, in questo caso sono impianti fotovoltaici acquistati grazie alle quote che hanno versato i soci, quindi ogni socio si è acquistato una parte di questi impianti fotovoltaici. E questo acquisto cosa consente? Consente loro di essere intanto produttori di energia elettrica. Pensate al caso di abitare in un condominio, essere anche in affitto e quindi non poter realizzare un proprio impianto fotovoltaico. Abbiamo superato questo limite acquistando queste quote di impianti condivisi. Quindi acquistare impianti condivisi significa anche beneficiare dell'energia, perché l'energia che consuma a casa grazie alla cooperativa è quella che produciamo con gli impianti della cooperativa. I nostri impianti sono nel sud Italia primariamente, abbiamo soci in tutta Italia. Quindi siamo riusciti a cortocircuitare questo modello di autoproduzione a distanza. E l'altro aspetto importante è che grazie alle quote di autoproduzione e all'elemento del ristorno, la cooperativa ridistribuisce l'avanzo delle sue attività di gestione ai soci e grazie a questo risultato economico che ridistribuisce ai propri soci, loro riescono a ripagarsi le bollette. Quindi diciamo a livello consuntivo, ogni anno quando approviamo il bilancio, i soci si vedono scontare il costo dell'energia dell'anno precedente. Quindi è un effetto molto importante anche a livello economico, se pensiamo anche a questa fase economica molto articolata anche per le famiglie, poter avere, essersi acquistati delle quote di impianti consente loro anche di ridurre, in alcuni casi, in alcuni nostri soci, abbattere completamente il costo dell'energia elettrica. Per il futuro, chiaramente, citavo prima un po' il caso, noi siamo partiti con un concetto di comunità energetica ante litteram, ovvero il modello di cooperativa energetica. Ad oggi c'è il tema legislativo delle comunità energetiche che è molto molto interessante perché apre la strada intanto alla riconoscibilità di questi modelli e quindi alla possibilità di sviluppare nuova capacità produttiva ed essere riconosciuti come soggetti facenti parte di una filiera energetica,
dove appunto il cittadino entra in questo meccanismo. Quindi i progetti per il futuro nostri è sviluppare continuamente nuovi impianti di produzione. Adesso il modello non consente più di fare grandi realizzazioni, ma stiamo lavorando con diverse società, realtà a noi vicine, dove poter andare a installare nuovi impianti di produzione su dei loro tetti, magari delle imprese che hanno dei consumi importanti, e quindi condividere la produzione sia con i soci privati, cittadini che ci investono, sia con l'impresa stessa alla quale possiamo andare a rivendere un'energia di una filiera tracciata rinnovabile. Quindi sicuramente nel nostro futuro vediamo una crescita soprattutto dell'attività di autoproduzione, perché le attività di cooperativa, noi svolgiamo anche un servizio come cooperativa energetica, semplicemente di fornitura di energia a quelli che definiamo soci consumatori, ovvero semplicemente sono dei consumatori che aderiscono alla nostra società per consumare energia elettrica rinnovabile. Noi forniamo questo servizio, però la forza della nostra cooperativa è quella di essere riusciti ad aggregare un migliaio di soci in questo momento e a sviluppare capacità produttiva. Da ultimo, come progetto per il futuro, e che è in realtà un progetto attuale che vorremmo mantenere per il futuro e che ha un respiro molto ampio, si tratta proprio, qui è l'unico momento in cui le parlo di una parte economica, del prezzo dell'energia. Noi abbiamo sempre siamo partiti come cooperativa con un obiettivo. Le cooperative non hanno l'obiettivo di fare utile, ma hanno sicuramente l'obiettivo di riversare un vantaggio ai propri soci. Quindi la nostra energia elettrica la vendiamo ai nostri soci al prezzo di borsa. Quindi comprano l'energia ai nostri soci nelle loro case come se fossero degli operatori di mercato. Quindi al PUN, che è il prezzo unico nazionale tecnicamente definito. Quindi è il prezzo ottimo che si può ricevere, perché ripeto, è il prezzo che tutti gli operatori oggi hanno nell'acquisto delle transazioni sul mercato elettrico. Questo è anche nell'effetto dell'anno scorso, nel marzo dello scorso anno, con l'aspetto del Covid. Chiaramente cosa ha evidenziato? Ha evidenziato che l'aiuto che siamo riusciti a dare indirettamente ai nostri soci, vendendo energia loro a questo prezzo del PUN, ha consentito di risparmiare tantissimo. Perché il PUN lo scorso anno è crollato per effetto dei consumi, e quindi i nostri soci, in quel momento di crisi, dove in realtà aumentavano i consumi domestici per il lockdown, avevano un prezzo della componente energia molto molto basso.